Pronto? Pronto? Sì? Ciao, ascolta, sono Roberto. Dimmi. E niente, volevo dire la mia esperienza con i preti, no? Perché veramente volevo intervenire in un'altra trasmissione, una trasmissione di alcune settimane fa, però dopo non mi è stato possibile. Mi senti, vero? Sì, 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 vai. Vai. Ascolta, e niente, io volevo dire, no? Soprattutto nel mio paese ci sono i salesiani, che è una comunità abbastanza forte, no? Che gestiscono un oratorio grosso, eccetera, eccetera. Ecco, di questi salesiani, mi ricordo che in età, quando ero adolescente, così, sono questi salesiani, e quasi tutti i preti con cui venivo in contatto e cercavano di molestarmi sessualmente, come si usa dire in questi termini qua. E infatti dopo di queste vicissitudini io mi sono allontanato da questo oratorio. E poi parlando con un altro mio amico che è un po' più addentro alle cose della chiesa, mi diceva, spesso i vigili urbani, mi diceva che anche Giovanni Bosco, no, che è il fondatore dei Salesiani, anche lui a sua volta era un pedofilo omosessuale. Volevo sapere se tu hai qualche altra notizia in merito, perché questo mio amico me l'ha detto e sono quasi certo che è così, però volevo sapere se tu avevi proprio... Perché i salesiani in particolar modo sono vicini ai giovani, come Giovanni Bosco poi d'altra parte, e dicono che hanno questa caratteristica di essere pedofili. Volevo sapere se tu sapevi qualcosa di più. Ti dico qualcosa e sui ti saluto e ti aspetto in radio. Ciao. Io non ho notizie dirette, anche perché normalmente non vado mai nel letto di nessuno, mi limito alle notizie dei giornali. Però io ho un grandissimo disprezzo per i salesiani, ma un disprezzo che è pari, direi pari, a quello che ho per i francescani. Vi ricordo che, forse qualcuno non lo sa, ma le armi da fuoco furono inventate dai francescani. Nel 1300 un tale Bertolt Schwarz, appartenente all'ordine francescano, produsse le prime armi da fuoco nella storia. Cioè, tanto per capire un attimino l'ordine mentale su cui si pone, ma per quanto riguarda i salesiani, perché ho un grandissimo disprezzo, fra le altre cose io qui ho un articolo che non vi dico di chi perché lo andate a trovare voi, della Repubblica del 07 del 5 luglio 1999. Questi salesiani furono fra i principali macellai delle popolazioni della Terra del Fuoco, delle popolazioni fueghine. E com'è che li hanno macellati? Li hanno macellati attraverso l'imposizione militare dell'ignoranza. Cioè, militarmente hanno imposto l'ignoranza. Le suore venivano dalle valli dell'Astigiano e delle Langhe, erano coraggiose e ignare, stupide. Quando cominciarono ad arrivare un secolo fa, mettevano allegria agli indigeni perché erano bianche. Gli indigeni sembravano loro disgustosi, così nudi e puzzolenti, coperti di grasso di otaria e di balena e coi capelli incolti. Preti e suore li accoglievano, li strigliavano, gli tagliavano i capelli. Gli indi prendevano la polmonite e morivano come le mosche. I salesiani... Pronto? Claudio? Sì? Posso non dire il mio nome e chiedere certo. Una cosa? Certo. Parlo il dialetto, ti scivolo il dialetto. Comunque sono sotto provincia Padova e ho un'informazione riguardo degli spiriti. Se si può distinguere le diverse categorie di spiriti. Sì? Positivi o negativi? Grazie. Sì, ciao. Senti, di spiriti potremmo parlargliene, gliene parlo. Alle ore 19 mi sono ancora in radio e leggerò un trattato sugli spiriti. Un trattato sui spiriti che te parla sia degli spiriti in sé, sia di quello che noi proiettiamo, cioè le nostre proiezioni soggettive, le nostre allucinazioni, sia il nostro sentire, e sia quelli che vanno oltre gli spiriti, cioè gli dèi e gli esseri della natura. Io l'altra volta vi ho letto una storia di una relazione fra una sciamana e il mare. Ecco, quella storia era una relazione fra la sciamana e gli dèi, cioè il mare era un dio in quel momento, non è uno spirito. Mentre invece quello che noi abbiamo attorno, che alterando un attimino la percezione, oppure anche attraverso dei medium, percepiamo qualche volta, non sempre, perché spesso è sdoppiamento della persona, cioè ci sono una barca di trucchi dopo,
Ma al di là di questo, quelli che ci stanno attorno sono degli spiriti che possiamo percepire. In ogni caso, io dalle ore 19 in poi, per cinque settimane, parlerò di questo, e l'ultimo 10 minuti, dalle ore 17.50 alle 8, aprirò le telefonate, per cui se qualcuno vuole telefonarmi, vabbè. Io vi ricordo sempre che io non gradisco essenzialmente le telefonate, però sono disponibile. E dice, ritornando al discorso precedente, i salesiani davano loro benedetti selvaggi che almeno si mettessero addosso la pelle di guanaco col pelo rivolto all'interno per riscaldarsi meglio. Ma sti qua col grasso di balena e con i loro capelli puzzolenti vivevano benissimo. Se non fosse stata per la violenza, questi qua avrebbero continuato a vivere, invece sono stati estinti. Angela Loi aveva trascorso 12 anni nella missione salesiana e vi aveva preso, attenzione, aveva imparato dai salesiani a tessere, a fare la calza e a cucinare. Cioè gli hanno insegnato ad essere una brava schiava. Naturalmente non gli hanno né insegnato né a leggere né a scrivere né la cultura. Gli hanno strappato la cultura. Hanno distrutto la relazione fra lei e il mondo che lo circonda. Non hanno neanche avuto la dignità, la miserabile, di dargli la miserabile cultura cristiana. Se non altro, i missionari protestanti avevano la dignità di insegnare a leggere e a scrivere. Fa schifo, perché fa comunque schifo, ma almeno qualcosa davano in cambio. Miseria, merda, ma davano qualcosa. I salesiani, questi luridi maiali, neanche questo, hanno sterminato dei popoli e non hanno dato niente in cambio, se non morte e distruzione. La Terra del Fuoco era abitata in origine da 4 tribù, gli Aus, o mangiatori di alghe, gli Onas e gli Yamanas, che conoscevano l'uso della canoa, gli Alakaluf, che si erano sistemati all'estremo sud. I primi indigeni ad essere avvistati dagli europei furono gli Yamanas. Darwin paragonò il loro modo di comunicare a dei gargarismi. Nel secolo scorso la colonizzazione e le epidemie decimarono le tribù fino alla scomparsa totale. Gli ultimi indio della Terra del Fuoco furono ospitati nelle missioni e obbligati a convertirsi. Obbligati a convertirsi. Arte militare della conversione. Cioè gli hanno distrutto la relazione fra loro e il mondo circostante. I salesiani si sono comportati come quel povero pazzo dei 4 Vangeli ufficiali per scacciare il demone che cresce dentro l'essere umano. Scacciare il Dio che cresce dentro l'essere umano. E non dovrei disprezzarli, ma sputarli in muso, naturalmente religiosamente parlando, moralmente parlando, sia chiaro questo. Ma sono state proprio le missioni a curarli, cioè prima faceva male, dopo curava, e a mantenere e a difendere la loro storia e le loro radici. Li hanno massacrati tutti, e l'ultima Ona è morta qualche mese fa, però ne hanno mantenuto la cultura e le radici. Dopodiché uno dice: ma tu stai usando un linguaggio, che brutto linguaggio che usi, come se gli altri sterminano e io uso il linguaggio. Non avete il coraggio da dire alle persone: non dovete sterminare, che non si può difendere? E qualcuno ha il coraggio di venire a discutere sul mio linguaggio? Metaforicamente parlando, li posso sputare in muro? Sì, metaforicamente parlando, però, se no diventa offesa. Va bene, andiamo avanti. E qua c'è ancora come sempre il solito discorso: la TV si organizza per la fine del mondo. Nel settimo mese del 1999, così dicono i versi di Nostradamus, ma c'è chi parla l'11 agosto. A proposito, questo grande re di spavento è appena passato, se vi può interessare, per cui potete andare tranquilli adesso, vi assicuro io che è già passato da qualche giorno, per cui potete andare tranquilli, sono tutte cazzate, cioè non sono cazzate, sono cose serie, però ogni cosa appartiene al proprio mondo. Se io entro nel mondo della percezione di uno schizofrenico, devo agire per il fatto di essere nel mondo della percezione di uno schizofrenico. Cioè, non posso
agire nel mondo di tutti i giorni come se fossi nel mondo della percezione di uno schizofrenico, se no mi butto giù da un palazzo. Cioè ogni mondo della percezione, ogni percezione che noi abbiamo ha delle regole precise all'interno delle quali muoverci. Non possiamo spacciare regole. Che cos'è l'arte della stregoneria? Non è altro che l'autodisciplina per imparare a muoverci in tutti i mondi della percezione. Cioè chiamare le cose col loro vero nome, chiederci il perché delle cose. Questa è l'arte della stregoneria. Se io vivo in un mondo della percezione nel sognare posso buttarmi in un palazzo, mi butto dalle montagne e volo per vedere i panorami immensi che mi circondano. Ma se io faccio la stessa roba nella vita di tutti i giorni, non sai che resta molto, Cioè divento subito corpo luminoso se mi va bene, ma non resta altro, tanto per essere chiari. Per cui lo stesso vale anche per Nostradamus e per tanti veggenti che hanno avuto tutta una serie di percezioni del futuro in base alla loro capacità di comprendere le trasformazioni. Perché l'importante nel veggente non è tanto l'informazione che vede, il flashback che ha, ma l'importante è la sua capacità di estendersi sul mondo. Cioè se un individuo sviluppa il proprio potere di essere, si espande sul mondo, riesce a comprendere tutti quegli elementi che formeranno l'evento, la situazione futura. Ma se l'individuo non è in grado di espandersi sul mondo, non riesce a sapere esattamente come quella situazione futura si verificherà o quale sarà l'evento che si verificherà. Perché questo? Perché ogni variabile che interviene nella formazione di quell'evento, che non è compresa nella formazione della sua visione, va a modificare l'evento stesso. Io so che alla fine del tempo c'è la costruzione della coscienza universale, perché tutto va verso in quella direzione, ma la qualità, i movimenti, gli sviluppi, come ciò avverrà, quali sono i disastri, le cose, quali coscienze comprenderanno, questo non lo posso sapere, perché non posso comprendere l'universo, posso comprendere solo il mio piccolo quotidiano e qualche volta neanche quello. Per cui è chiaro che pur sapendo questo non sono in grado di stabilire i processi, i metodi, i sistemi che, attraverso cui questo avverrà. La veggenza è una cosa molto, molto strana, perché a volte succede che si hanno immagini di eventi futuri, ma non si hanno tutti la comprensione di tutti i dati per cui quegli eventi si verificheranno. Allora, se noi per caso abbiamo solo quei dati e quell'evento è formato soltanto da quei dati, noi abbiamo la visione dell'evento futuro. Se invece noi abbiamo solo un numero parziale di dati, potremmo avere la visione dell'evento futuro, se riguarda noi, però trasformato come visione in base ai dati che abbiamo. Per esempio, io ho avuto la visione della costruzione del libro Il Sentiero d'Oro, però l'ho avuto nella situazione di montagna dove frequentavo in quel momento. Sarebbe stata una situazione di montagna dove l'avrei scritto, però la descrizione dell'evento era fatta in maniera diversa. Dopodiché esistono tante visioni che non abbiamo, che sono percezioni del futuro, però siamo talmente poveri di potere, siamo talmente poveri della nostra capacità di comprendere il mondo, che non hanno nessun valore, per cui sono illusioni, sono allucinazioni. Pronto? Buongiorno Marco. Ciao. Ascolta, sì, riguardo al discorso che facevi in precedenza, non so se sei a conoscenza del fatto che è venuto a Vicenza e praticamente l'istituto privato Cardinale Cesare Baronio, che è un istituto gestito dai padri filippini, dove praticamente il preside, quanto pare, ha stabilito che per ogni parola in veneto o una parolaccia bestemmia c'è una multa. Sì. Praticamente. E in più ha stabilito che ogni classe c'è un alunno che è responsabile di questa cosa. Sì. Cioè, sì, qui siamo veramente alla repressione totale. Anche perché a quanto pare questo fondo, diciamo, che viene accumulato sarebbe destinato a favore di kosovari. Cioè qui non so se stiamo dando i numeri o che cosa. Ecco, ho sentito il tuo commento. Ciao. Sì, ciao, grazie. No, in effetti questo evento io l'ho scritto e me lo sono segnato. Perché mi sono segnato questo evento? Perché lo userò per la prossima volta. Comunque vale più o meno come il discorso per Benevento, cioè il concordato fatto dal sindaco del Benevento con i cattolici. Perché questo? Perché fatta una legge è trovato l'inganno. La blasfemia e il turpiloquio non sono più dei reati. Non si può più andare da una persona a dirgli tu usi il turpiloquio. Perché se uno va da una persona e dice tu stai usando il turpiloquio, è lui in fallo,
ce lo può tranquillamente mandare in quel paese e può anche rispondergli violentemente, perché lui sta tentando di sottomettere quella persona. Mentre invece prima, quando era un reato, si poteva indicare la possibilità di essere processati per quel reato. Dopo ti davano 3 giorni di reclusione, trasformati in multa, eccetera, tutto quello che vuoi. Però era sempre comunque un reato. E questo vale anche per il discorso della bestemmia. Allora, fate la legge, cioè finalmente rimosse queste cose che erano incostituzionali, si trova l'escamotage, cioè si trova l'accordo interno, la disposizione interna, la regola interna, che va però a ledere quello che è la legge. Perché la legge, tutto ciò che non viene vietato è permesso, per cui si costruisce praticamente delle condizioni e delle costrizioni con cui controllare le persone. Questo è una cosa infame, al di là di come è stata ottenuta, ed è stata ottenuta coprendola sempre da propositi nobili. Cioè, perché si stuprano i bambini? Per portare i bambini in vacanza. Il prete non è che dice ai genitori: genitori, date i vostri figli che io ve li stupro. No, portiamo le vacanze, facciamo il Grest, facciamo il centro estivo, facciamo questo, giochiamo. Cioè, l'intento della propaganda è sempre un intento nobile, e dopo l'intento reale che va disquisito. Infatti questa è una porcheria, però volevo parlare la prossima volta. Comunque io faccio una buona rassegna stampa, sì, non è come io vorrei, però insomma è una buona rassegna stampa ed è abbastanza ricca, no? E proprio riguardo ai contenuti del libro che vi ho letto, dei comportamenti sessuali, ricordatevi che la settimana scorsa io ve l'ho detto che Wojtyla ha chiesto di pregare per i preti pedofili, perché lui è vicino alle vittime, che capiscono che è dettato dal maligno. Ma le sue azioni stanno dicendo che invece è proprio il suo Dio che ordina quei comportamenti. Vabbè, vediamo un attimino altre cose. Qui ho ancora articoli di altre cose. E vabbè, il santone è diventato sindaco. Le donne che hanno un cervello più grasso. Tutto è nato dall'antimateria. E anche questa è una cosa abbastanza interessante. A Stonehenge ci hanno fottuto il rito, probabilmente sono organizzati in maniera diversa. Verranno fatti beati i pastorelli di Fatima, vi ricordate, li hanno usati contro l'ateismo invagante dell'est europeo. C'è la Madonna, c'è sicuramente la Madonna, i pastorelli l'hanno visto, allora quegli altri che dicono che sono atei sbagliano. Questo era il discorso elementare che venivano fatti i pastorelli di Fatima, adesso li fanno santi, giustamente direi. Bambina affidata a un travestito. Oh, questo articolo qua sì, lo leggo. È del 25 giugno 1999. Il Tribunale di Siviglia ha affidato la custodia di una bambina di 11 anni al padre, nonostante egli conviva con un travestito. Lo scrive El País, sottolineando che per la prima volta in Spagna omosessuali hanno ottenuto l'affidamento di un figlio. I vescovi hanno definito la decisione scioccante. Per loro è solo una questione di sesso. Cioè, persone non c'entrano, per i cattolici le persone non c'entrano, è solo una questione di sesso. Pronto! La bambina è rimasta orfana di madre a 1 anno e mezzo e da allora il padre convive col compagno sentimentale, un travestito conosciuto come Eva, che la bambina chiama mamma. La sentenza spiega che la bambina viene affidata alla suddetta persona perché è l'unica che essa ha conosciuto e considerato madre. Ormai bisogna mettersi in testa questo. Le persone, non sono cazzi, fighe, bestiami da lavoro, merce da comprare, da vendere. Le persone sono persone. Cioè, questo i cristiani se lo devono mettere in testa, perché è ora di finirla con questo tipo di comportamenti, ed è ora di finirla che questi porci di vescovi, che sono veramente dei porci, l'abbiamo visto anche sul libro d'estate, quello che ha scritto, continua a interferire con la vita delle persone per distruggere il loro futuro. E questo non è accettabile. Pronto? Pronto? Sì? Scusami. Ma cosa intendo di quelle persone, le persone? Tutte quante persone, anche gli assassini, i criminali, quelli che stuprano i putei. Allora, queste persone. Guarda che un fiume che bisogna non fare, non amare. No, è tu due coni, sei tu pagliaccio, sei un macaco. Allora,
avete sentito questa telefonata, no? L'importante di questa telefonata cos'è? È dividere. Uno che uccide un assassino non è una persona, è un assassino. No, uno che uccide è una persona che ha commesso un delitto e per quel delitto va processata e va punita all'interno delle leggi dello Stato. Chiaro questo? Questo deve essere chiaro. È sempre una persona. Non esiste un momento in cui qualcuno cessa di essere una persona. Anche uno che viene condannato a morte, se un sistema giuridico dice la condanna a morte, viene condannato a morte, è comunque una persona che viene condannata a morte. Non esiste un venir meno della persona in nessun caso dell'esistenza. Neanche Hitler non viene a meno di essere una persona. Una persona che ha fatto delle infamità, ma è sempre una persona. Primo. Detto questo, la cosa più sporca che ha detto questo personaggio è definire le persone per il sesso che hanno. Un altro la definisce per il colore degli occhi, l'altro lo definisce per i capelli, l'altro lo definisce per i sistemi religiosi, ma questo, signore, si chiama razzismo, comunque e in ogni caso. Ed è la stessa forza che ha costruito i campi di sterminio, è la stessa cosa che stupra le bambine e i bambini, è la stessa cosa che costruisce i campi di sterminio, l'ho già detto, è la stessa cosa che ha scatenato la guerra in Jugoslavia per macellare le persone. Questo, signore, vi ho dato un esempio perfetto e preciso di cos'è un assassino, che è sempre una persona. Ma che cos'è un assassino? Lui ve lo ha dimostrato. Ve lo ha dimostrato facendo delle affermazioni. Cioè affermando che una persona non è una persona perché esiste come persona, ma viene definita per il suo sesso o le sue predilezioni sessuali, etiche e morali. Questo è veramente una persona a cui stare attenti. Pronto? Pronto. Sì? Buonasera. Buonasera. Senti, sono Giovanni e casualmente ti ascolto. A me domando cosa crede tutto sto odio contro tutto e contro tutti. Va bene, grazie, ciao. 200 milioni di morti in America Latina. 200 milioni di morti in Africa, roghi, stermini, stragi. E il mio sarebbe l'odio. Ma credo che gli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra del Pazzo di Nazareth devono vergognarsi, ma dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, sono assassini. Nel nostro codice c'è un reato che si chiama partecipazione morale. Ve l'ho già detto. Cos'è la partecipazione morale? Dice questo. Chiunque aderisce ad un'organizzazione che ha al suo centro una struttura politica, filosofica, di pensiero, eccetera, che contempla le stragi e che attraverso quella struttura di pensiero ha commesso delle stragi, ha commesso degli omicidi, ha commesso delle devastazioni, è responsabile di tutte le stragi, di tutte le devastazioni, di tutti gli omicidi commessi da quella struttura filosofica. Questo principio di partecipazione morale in America, per esempio, la Ballardini si fa 47 anni di galera, è stata condannata, nonostante non abbia fatto nessun reato gravissimo. Perché? Perché è stata ritenuta responsabile di tutti i reati commessi dall'organizzazione a cui lei aveva aderito. Si chiama reato di partecipazione morale. Ogni cristiano, ogni cattolico, nella misura in cui prega, nella misura in cui crede in quel Dio, è responsabile di strage e genocidio, e le stragi e genocidio, i delitti contro l'umanità, non vanno mai in prescrizione. E il mio sarebbe l'odio. Pronto? Buonasera. Sono Anna, sono in diretta. Sì. Senti, non ti sembra di esagerare avercela con i salesiani, con i preti e contro tutti? Beh, quando smetteranno di stuprare i bambini? Mi ha quello che dice Giovanni, ha detto Giovanni, e per me sei tu che uccidi le persone. Grazie. Metto giù. Ciao. E se vale la pena ti ascolto. Ciao. Sì, ma per me tranquillamente non puoi anche ascoltarmi, non interessa niente. Cioè, quando i salesiani hanno fatto una strage in America Latina, capisco, tu sei amante delle stragi, tu ti allini, tu sei d'accordo, hanno fatto bene a stuprare bambini, a distruggere delle economie, a distruggere delle popolazioni, e tu li difendi, ma è giusto questo, cioè, ognuno difende il proprio sentire, però ne sei responsabile. Cioè, non è che tu non c'entri, tu sei responsabile esattamente come quelle suore che hanno impedito alle persone di mettersi il grasso e sono morte di polmonite. L'ignoranza non dà dei diritti. Non dice, siccome mi ignorano, non sapevo mica che col grasso l'olio si salvava. Tu non hai diritto. Cioè non hai diritto di giustificare l'ignoranza. L'ignoranza non dà nessuna giustificazione. Sei un assassino.
perché hai imposto con la tua forza, con la tua ferocia, dei comportamenti sociali che hanno portato le persone alla morte. Il fatto che tu fossi ignorante non ti dà nessuna attenuante, ti dà delle aggravanti. Cioè, ha delle aggravanti perché non ti sei impegnato nei confronti dell'umanità. Questo è l'odio. Cos'è l'odio? È costringere una persona a fare ciò che uno vuole. Quando i salesiani costringono le persone a fare quello che loro vogliono, loro stuprano il mondo, loro odiano il mondo. Ma non è che lo odiano semplicemente come stato d'animo. Lo odiano perché gli puntano il mitra alla gola, gli puntano la spada alla gola. Così hanno fatto con gli indios. Così li hanno macellati. Erano cattolici sterminatori. E cos'è l'odio? La giustizia, la libertà, sapete che occhi che ha? Avete mai visto gli occhi di libertà? Sono occhi di fuoco. Perché la libertà non accetta nessun ostacolo. Ma avete mai visto gli occhi da pulsione di morte? Sono gli occhi della disperazione, di chi vuole distruggere il mondo per soddisfare se stesso. Questa è la differenza. La libertà chiede giustizia, la libertà non ammette ostacoli. La libertà è un torrente in piena, è volturno, quando straripa dagli argini spacca tutto. Questa è la libertà. Il resto non ha importanza, il resto è solo pulsione di morte, è la quiete che uccide. Pronto? Ti senti che hai la pazzia? Sei un pazzo te? Eccolo qua, come vedete questa è la reazione, questo è il gioco delle cose, non esiste percezione, non esiste piacere della vita, non esiste amore per la vita, non esiste struttura emozionale, non esistono emozioni per la vita non coinvolge più le persone, stanno solo aspettando di morire. Pronto? Guarda che picchi te sento ti, e picchi vuoi bene la Chiesa Cattolica, te sei un deficiente. Eccolo qua. Oh, oggi ho fatto una bellissima raccolta, eh. Va bene. Pronto? Va bene, peccato. Peccato, peccato, peccato. Benissimo, cosa ci facciamo adesso? Cosa ci vediamo adesso? Vabbè, ci abbiamo. La scimmia bipede della Toscana. La scimmia bipede della Toscana. Questo qua è un articolo delle Scienze del maggio del 99. Cosa dice la scimmia bipede della Toscana? Che c'entra in quello che diciamo noi con la scimmia bipede della Toscana? Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Sono Domenico. Dimmi. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Ci sentiamo. Ciao. Va bene. Allora, la scimmia bipede della Toscana è importantissima. Perché? Perché la scimmia bipede della Toscana aveva delle prerogative molto particolari. Intanto camminava in posizione eretta, ma molto eretta, e aveva il pollice opponibile. Pronto? In posta cerere del 25 giugno. Oh, mamma, ancora qua. Ancora qua. Allora, la scimmia della Toscana, che è vissuta all'incirca, vediamo un attimo, 10-12 milioni di anni fa, no, un po' meno, 10 milioni di anni fa, aveva praticamente tutte le prerogative dell'uomo sapiens, cioè aveva gli elementi che avrebbero portato eventualmente all'homo sapiens. Perché è importante? Perché rappresenta quel principio che noi stiamo dicendo, che la quantità genera la qualità. Cioè, il fatto che noi siamo... Vediamo un attimo. Pronto? Grazie, ciao. Grazie. Grazie, grazie. Pronto? Scusate un attimo, sono subito qua in trasmissione. Vediamo un attimino. Allora, praticamente è la quantità che genera la qualità. Prima che arrivasse la scimmia, cioè chiamano scimmia, che ha generato l'essere umano, sono stati molti esperimenti. Pronto? Ciao Claudio, ciao. Su Cesarina. Ciao Cesarina. Senti, questi qua, tite gall'odio, questi qua è ora non gala a portare olio, chi che te toglie il tiro il 4, l'8 per 1000, sua pensione anche. Questi che dà tutto, che dà ricchezze, che dà tutto. Questi, e ora ti te gala vuerghe ben a sta gente. Vero? Te gala vuerghe bene e essere buona.
perché dico i te tolla anche la pensione, i te tolle tutto, perché ora vanno a vivere come parassiti senza lavorare, i te tolla la pensione chi lavora una vita, e te gada vuole bene, te gada essere buono, te gada avere tutte le virtù, le attenzioni. Ciao, ciao bene, ciao ciao. Va bene, allora sta scimmia qua, pronto? Pronto? Sì? Pronto, ciao, sono Marco, telefono da Padova. Sì, volevo puntualizzare un attimo sul discorso, anche se diciamo non è che ti sei soffermato più di tanto, sulla partecipazione morale, no? Mm. Perché per me cioè, è qualcosa di più di una partecipazione morale. E partecipare come autista a una rapina in cui vengono assassinate delle persone per autofinanziare un movimento sovversivo non è partecipazione morale, consentimi questo, è qualcosa di più, io credo. Sì, sì. Quindi bisogna stare attenti anche a tagliare i concetti in maniera insomma più appropriata, secondo me. Chiaro che non viene è più, diciamo, suscita più scalpore una sentenza come quella, ricordiamoci che la legislazione negli Stati Uniti per quanto riguarda la sovversione è una legislazione molto dura, perché ha una storia diversa rispetto alla nostra, dove non esistono leggi per i pentiti, benefici, sconti di legge come da noi. Una legislazione molto dura che comunque non è andata a colpire una persona che così vagamente si ispirava così a degli ideali. Sono d'accordo. E poi mi ricollego anche a questo fatto per dire, io sono d'accordo con te quando dici che della partecipazione morale, appunto quando sei all'interno di un movimento o di un'ideologia, di una religione, e se ne conoscono i principi, eccetera, e si è anche responsabili o corresponsabili. Però voglio dire che come esistono all'interno, sono esistiti, oppure o anche ne è la principale ispirazione, il pensiero religioso cristiano, cattolico, protestante, eccetera, così anche altre ideologie, altri pensieri, perché un Pol Pot che non viene cresciuto con la cultura cristiana, però è anzi viene educato solamente al più rigido e cieco marxismo. Sei sicuro? A me risulta che è un macellaio, esattamente come puoi considerare macellaio il Papa, per me non fa nessuna differenza. A me mi risulta che ha avuto un'educazione cattolica in Francia, Pol Pot. Io non lo so, Pol Pot comunque è una persona, non credo che sia un occidentale, credo sia un orientale. Sì, sì, no, ma era col colonialismo francese, era stato portato in Francia, no? Erano quelli che hanno studiato. Ma appunto in Francia avrà avuto un'educazione. Sì, sì, ma comunque al di là di questo, i delitti sono delitti, dai. Non ho detto di delitti personali, ho detto di delitti ideologici. Ideologici. Certo. Io dico che la radice ideologica anche del marxismo è una radice ideologica molto pericolosa, che se non, cioè voglio dire che secondo me può essere anche accomunata a quello che dici te riguardo al cristianesimo per quanto riguarda la palingenesi della società, insomma. È un po' stiracchiato comunque, però vale il punto di vista, cioè se questo è il tuo punto di vista ha un suo valore, cioè si può tirarlo, cioè, secondo me è molto tirato, però ci può stare dentro, insomma, in certe angolazioni sicuramente. Sì, poi insomma io non... Anche perché se non hai capito è un passato da ex marxista, sì, ma io chiaramente... non credo che cioè, si possano negare anche, voglio dire, la relazione... Insomma, è evidente che c'è anche tra certo marxismo e certo cristianesimo, insomma, sono studi storici. Sì, 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 no, ma è vero questo, sono perfettamente d'accordo su questo. Va bene, insomma, mi sembra di sottolineare sulla Baraldini, perché la vicenda specifica non la conoscono in molti, pensano che sia stata solo una cosa, invece... No, ha fatto dei reati, indubbiamente, è certo, sì, ma sono indubbiamente la pena sono severe, ma lì sono la legislazione americana è questa, e quanto lei poi, tra parentesi... Era anche una persona, insomma, cioè voglio dire, avrà avuto anche i suoi ideali, ma secondo me non è concepibile che una persona così, tra parentesi anche di buona famiglia, perché non credo. No, vabbè, ma non è importante, non vado a fare il processo, anche perché io sono stato un ex militante nella sinistra extraparlamentare negli anni 70 e mi sono fatto la mia buona galera. A proposito, essere militanti come hai fatto tu, non so che organizzazione hai frequentato, eccetera, però io so che appunto è un problema anche.
scottante, nel senso che alcune di queste organizzazioni degli anni 70 avevano una precisa insomma, ideologia. Sì, 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 non, praticamente io sono stato responsabile di tutto, tranquillamente, non c'è nessun problema. Va bene, ci sentiamo la prossima volta, devo chiudere la trasmissione. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Io chiudo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, Mario è arrivato in questo momento, lo ringrazio per essere arrivato. E ci sentiamo alle ore 19 con Paganesimo Politista Spiriti Dei. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8, Marghera, Venezia. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Ciao.